Buonasera a tutti da Riccardo Raneri e bentornati a Mupin Talk. Questa sera abbiamo una puntata un po' particolare perché parleremo di un tema abbastanza particolare, cioè non di un sistema in particolare di un computer o un personaggio specifico della storia dell'informatica, bensì di un insieme di tecnologie, ovvero l'evoluzione, parleremo dell'evoluzione degli strumenti che hanno permesso nel tempo di memorizzare dati, quindi i dispositivi di memorizzazione di massa, come si suol dire. Ora, questa tecnologia negli anni ha avuto un'evoluzione straordinaria, perché di solito si fa caso all'evoluzione che hanno avuto, ad esempio, i processori, con l'aumento della velocità di ogni anno in anno, che è riuscito a ottenere ogni anno una potenza maggiore, una velocità maggiore, però la capacità e la velocità dei dispositivi di memorizzazione ha avuto un altrettanto, se non ancora più grande, incremento di anno in anno. Come di consueto, abbiamo due ospiti con noi stasera, collegati da due posti molto diversi. Abbiamo Giuseppe Frisicaro, collegato dalla lontana Sicilia. Lontana, ciao Giuseppe. Lontano, buonasera. Lontana per me, che sono in Piemonte, poi magari qualcuno che si sta guardando sarà più vicino, quindi per lui non è lontano. E Giuseppe, per molte persone, non ha bisogno di presentazioni perché è piuttosto conosciuto già in rete e fa un sacco di cose. Allora, ricordiamo che principalmente in questo momento cura un gruppo Facebook molto attivo, molto frizzante, potremmo dire, che si chiama Retro Computer World. È un gruppo a cui io sono iscritto, che consiglio a tutti di iscriversi, perché è un gruppo che io trovo che badi molto alla sostanza. Si parla di computer, di retro computer, insomma, delle stesse tematiche che trattiamo in queste serate, Tutti dal punto di vista molto pratico. Vero, Giuseppe? i sistemi, più o meno. E insomma, è un gruppo che guarda molto alla sostanza. Inoltre, Giuseppe cura poi la sua pagina Facebook, diciamo professionale, potremmo dire, dove parla sempre degli stessi argomenti, cioè della riparazione di modding dei più svariati sistemi, e segue anche, anzi, cura il suo canale YouTube, molto ricco di contenuti. E anche molto interessante da vedere la sua caverna di laboratorio di riparazioni, che è sempre molto, molto effervescente come situazione. Il secondo ospite che è qua con noi stasera è Riccardo Riccabone, dalla molto più Ciao. vicina Caselle. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao Riccardo. Riccardo, innanzitutto fa un sacco di confusione insieme a me perché ci chiamiamo nello stesso modo. Facciamo lo stesso mestiere perché siamo entrambi sviluppatori informatici Siamo tutti due di Caselle. e siamo tutti e due di Caselle, siamo entrambi soci del Museo Piemontese di Informatica e abbiamo anche, oltre ad avere lo stesso nome, abbiamo anche lo stesso iniziale, quindi quando gli altri soci ci parlano di noi non si capisce mai se parlano di uno o dell'altro. Riccardo, diciamo, a parte gli scherzi, è uno sviluppatore software ed è qui con noi stasera perché è una persona che ha seguito buona parte dell'evoluzione dell'informatica in generale, prima dal punto di vista amatoriale, diciamo, hobbistico per pura passione, e poi dal punto di vista professionale perché so che è entrato anche nel commercio di informatico e infine come sviluppo, Sì, certo. quindi dal punto di vista squisitamente software. Ora, incominciamo da Riccardo, perché come introduzione a questa sera vorremmo parlare degli albori dei sistemi di memorizzazione di massa. Quindi, cosa è successo? C'è stato un momento in cui ci si è resi conto che c'era la necessità di memorizzare dei dati e di memorizzarli in modo continuativo, cioè mantenerli nel tempo. Allora, Riccardo, adesso ci puoi spiegare un po' come è iniziato tutto ciò? Certo, quindi buonasera a tutti, ciao Giuseppe, ciao Riccardo, Ciao. grazie Riccardo per l'introduzione e la presentazione.
Come dicevi, in questo Mupil Talk facciamo una panoramica sull'evoluzione delle memorie di massa. Andremo letteralmente a spasso nel tempo questa sera, perché tutti sanno che in ogni PC c'è un hard disk, alcuni a casa hanno un sistema di backup, ma noi ci chiediamo che cosa c'era prima. Torniamo un attimo indietro, quindi dagli hard disk torneremo indietro ai floppy, alle unità nastro, alle schede perforate, quindi procederemo in ordine cronologico su tutti questi sistemi, facendo vedere qualche fotografia, spiegando in qualche dettaglio il funzionamento per chi non li conosce, di queste unità di memorizzazione. Quindi partiamo veramente dal passato. La prima tappa del nostro viaggio si ferma subito dopo il 1700, quando l'uomo ha avuto l'esigenza di memorizzare su delle schede perforate il tracciato che doveva essere portato avanti dai telai, i famosi telai Jacquard. Che cosa succedeva? All'interno di queste schede perforate esistevano appunto dei forellini in corrispondenza del disegno che doveva essere creato, e il telaio, leggendo, avanzando su queste schede, riusciva a far muovere su trame ordito i vari fili per comporre dei disegni. Una cosa che fatta a mano era veramente di una lentezza esasperante, è stato automatizzato e quindi si poteva riprodurre più volte lo stesso disegno ad una certa velocità. Qua siamo all'inizio del 1700, quindi immaginatevi la tecnologia completamente meccanica. Saltiamo molto più avanti, saltiamo a fine 800, partendo dal pretesto, per parlare di schede perforate, con un aneddoto sul censimento del 1880 negli Stati Uniti. È stato fatto uno dei primi censimenti della popolazione, tutto era registrato manualmente e si sono resi conto che hanno impiegato 8 anni, fino al 1888, per analizzare, avere le statistiche e raccogliere i dati di questo censimento. Cioè si avvicinava a quello del decennio successivo, 1890, e c'era la preoccupazione, la popolazione è aumentata, si stimano 13 anni per fare l'analisi di questi dati. A questo punto viene coinvolto un personaggio che da qui avrà notevole importanza nello sviluppo di quella che adesso chiamiamo informatica, un certo signor Hollerith, che poco prima del censimento del 1890 inizia a pensare, gli viene dato questo incarico di pensare a come memorizzare tutta questa grossa mole di informazioni, ma soprattutto come elaborarla. Non esistevano i computer, non c'erano dei mezzi elettronici, quindi che cosa ha pensato di fare? Di acquisire di nuovo su delle schede perforate i dati che riguardavano questa statistica di questo censimento, ma dobbiamo immaginarci un utilizzo delle schede diverso da quello che intendiamo adesso sulla memorizzazione. Noi sulle memorie di massa in questo momento mettiamo sia dati che programmi. All'epoca non esistevano computer, non esistevano programmi, l'intuizione è stata quella di usare le schede per memorizzare dei dati. Cioè, ogni forellino all'interno di una di queste schede memorizzava una risposta. Innanzitutto un censimento mi chiede se sono uomo o donna, dove abito, in quale stato, di cosa mi occupo, una sorta di risposta guidata, e ognuna delle risposte che dava la popolazione era un forellino sulla scheda. A questo punto, con un macchinario completamente meccanico, venivano inserite le schede perforate dentro questo marchingegno, dove gli aghi passavano attraverso i fori e andavano a incrementare un contatore. Immaginatevi a questo punto la velocità con cui vengono analizzati questi dati, perché all'incremento di ognuno di questi contatori non c'era più una persona che doveva manualmente fare il lavoro, ma dei relè facevano scattare questi contatori meccanici. Quindi il censimento del 1890 ottiene i propri dati grazie a queste schede perforate solamente dopo un anno, quindi nel 1891 si ha già il risultato statistico contro i 13 anni previsti. Il signor Hollerith a questo punto diventa molto famoso, fonda la prima società che era la TBC, la Tabulated Machine Company, che dopo alcune fusioni ed acquisizioni diventa la più famosa International Business Machine, abbreviata in IBM, cioè l'IBM che conosciamo oggi è nata da questa intuizione di Hollerith di utilizzare le schede perforate per accumulare dei dati. Quindi è un utilizzo per ora completamente meccanico. Saltiamo molto più avanti. Quando è che abbiamo bisogno di iniziare a parlare effettivamente di archiviazione dati sulle memorie di massa? Quando negli anni 60 e 70 iniziano ad apparire
degli oggetti molto complicati, sono dei disk pack. Noi adesso sappiamo che un hard disk è grande, pochi pollici. I disk pack dell'epoca invece erano delle, vere e proprie lavatrici o addirittura delle unità ancora più grandi. Abbiamo ad esempio una fotografia di un IBM 350, l'IBM 350 dell'anno 1956, lo vedete adesso nella foto. Questa unità di memoria di massa era composta da 52 dischi da 24 pollici, immaginatevi le dimensioni. Contavano 100 facce. 100 facce sono 100 hard disk di adesso impilati uno sopra l'altro e queste 100 facce ci davano una capacità di 100 tracce per ogni faccia. I dischi giravano a 1200 giri al minuto, ma la velocità di trasferimento dati era limitata a 8 kilobyte al secondo, quindi un'unità molto molto grande, un trasferimento dati lentissimo, lentissimo, era già all'avanguardia per l'epoca, 8 kilobyte al secondo, ma immaginatevi di mettere in movimento questa pila di 52 dischi, le testine si muovevano all'interno di questi dischi con un sistema idraulico addirittura, a differenza dei movimenti meccanici o comandati dall'elettronica di adesso, quindi un'unità molto rumorosa, molto grande, e la capacità di questo oggetto da 100 facce era limitata all'epoca a 3 megabyte e mezzo. Quindi, oltretutto, non si usavano i byte da 8 bit, questa unità memorizzava delle parole semplicemente da 6 bit, quindi avevamo 5 mega di queste parole da 6 bit ciascuna. È una cosa veramente macchinosa, però per l'epoca era veramente un'unità che ci permetteva di memorizzare questa grande capacità di dati. Seguiamo l'evoluzione, il nostro viaggio nel tempo, passando a qualche cosa di un pochino più potente. Seguiamo sempre la storia di IBM, dovremmo avere una foto dell'IBM 2314. L'IBM 2314 si parla già di 10 anni dopo il 350, siamo verso il 1965 ed è stato in funzione fino al 75. C'è un salto di qualità, passiamo da 52 dischi a 11 dischi, i dischi sono più piccoli, non sono più da 24 pollici, sono da 11 pollici, 20 facce, già 200 tracce per faccia, quindi un sistema meccanico degli anni 60 permetteva già di memorizzare 200 tracce per ogni faccia. La velocità di trasferimento qui è già più alta, si passa da 8K a 310K al secondo. La capacità di questo disco, pur essendo molto più piccolo dell'altro, arriva a circa 29-30 megabyte e quindi siamo già a un ordine di grandezza superiore con dei dischi molto più contenuti come dimensioni. L'altro vantaggio è che la prima unità aveva questi 52 dischi, ma erano fissi dentro il lettore, mentre invece nell'IBM 2314 il salto di qualità si ha anche nella possibilità di estrarre dal lettore questo disco, sostituirlo con un'altra pila di 11 dischi e quindi abbiamo una memoria che può diventare a questo punto illimitata. Ci va comunque una persona, deve fermare il sistema, estrarre i dischi, reinserirli, però abbiamo un'unità di memoria di massa effettivamente più pratica, più utilizzabile. Abbiamo qua un campione di uno di questi dischi, con la difficoltà di riuscire ad alzarlo, tanto per farvi vedere le dimensioni di questo disco rispetto ad una persona. Vedete di taglio gli 11 hard disk che sono impilati su questo settore, e questo enorme disco aveva una capacità da 29 mega, quindi ovviamente è ridicola quella che ci C'è da dire, stiamo Riccardo, aspettando in questo momento. che non soffriva, a quanto pare, più di tanto l'aria, perché stiamo parlando di dischi che non sono come quelli attuali, diciamo, sottovuoto. Non Sì, so sottovuoto, assolutamente però sì. per dire Adesso isolati. gli hard disk dei nostri giorni sono sigillati e quindi in un'atmosfera protetta, non devono assolutamente esserci particelle di polvere, è tutto molto delicato, la densità dei dati adesso è estremamente più alta, però immaginatevi la precisione che dovevano avere questi dischi pur essendo maneggiati da persone e quindi sottoposti anche a sollecitazioni meccaniche per essere spostati, ma quando venivano inseriti all'interno del lettore, le testine si inserivano esattamente su questi 11 dischi e
e 20 testine contemporaneamente leggevano entrambe le facce di questi 11 dischi, escludendo il primo, che effettivamente era quello più esposto alla polvere. Ma un sistema meccanico che permetteva di memorizzare 200 tracce per pollice doveva avere una precisione decisamente elevata. C'è ancora una cosa che possiamo vedere in questo viaggio nel tempo, prima di dare la parola a Giuseppe, è un tipo di unità di memoria di massa completamente diversa, una cosa che il grosso pubblico probabilmente non ha neanche mai visto. Per noi memorizzare qualcosa è memorizzarlo su un disco o su un nastro. Nello stesso periodo, quindi siamo sempre intorno agli anni 50-60, l'ingegno dell'uomo che cosa porta? A rendersi conto che queste unità disco sono veramente enormi, il peso di uno di questi lettori arriva a essere 970 kg, quindi ci deve essere comunque un salto di qualità. Si limita la capacità di archiviazione, ma si passa a qualche cosa di veramente ingegnoso. Ci sono delle memorie a nuclei magnetici, ovvero si cerca di rendere persistente lo stato di un bit all'interno di uno di questi nuclei che vedete in fotografia. Quindi sul fondo vedete memorizzato l'intera memoria a nuclei, le dimensioni sono di pochi centimetri, l'area che vedete ingrandita da un quadratino bianco invece vi fa capire che ci sono 16 nuclei all'interno di pochi millimetri quadrati. Questi nuclei di ferrite sono veramente degli anellini con un diametro che variava da 1 a 2 mm e a seconda del fatto che volevamo memorizzare un bit, uno 0, un 1, quindi un'informazione informatica, veniva fatta passare della corrente, qui c'è lo schema di una sola di queste unità ad anelli, passa la corrente in uno di questi fili, si memorizza il dato all'interno di una di questi anellini sotto forma di campo magnetico e per andare a rileggere quel singolo bit c'era una logica molto complicata che, un po' come a battaglia navale, si incrociavano righe e colonne e soltanto l'anello che era indirizzato dalla riga, dalla colonna prescelta, un terzo filo, che adesso non è rappresentato in figura perché questi vi rappresentano soltanto la parte di memorizzazione, ma c'è un terzo filo che passa in diagonale, nel quale viene generata una corrente in un verso o nell'altro a seconda dello stato di magnetizzazione. Una caratteristica unica di questi anelli di ferrite rispetto a qualsiasi altro sistema di memorizzazione è che noi siamo abituati a leggere da una chiavetta USB, da un hard disk, una fotografia, un file, ma sappiamo che il file rimane sulla nostra chiavetta. In queste unità di ferrite invece la lettura era distruttiva. Quando vado a leggere un bit, l'anellino perde il proprio campo magnetico e quindi si sprecavano dei cicli di processore per andare a riscrivere la stessa informazione che era stata appena letta, perché altrimenti veniva persa. Quindi c'è una logica ancora più complicata per permetterci di andare a leggere, scrivere e indirizzare ognuno di questi anelli. Dato che si legge un bit per volta e la matrice a battaglia navale, diciamo, ci permette di leggere un'unica informazione su uno di questi piani, venivano impilati da 8 a 15, proprio in verticale di questi strati di anellini, per leggere contemporaneamente con una logica un'intera parola, un intero byte che non poteva essere memorizzata tutta sulla stessa piastrina, ma dovevano essere, era un'unità di memoria di massa che si sviluppava nello spazio, era fatta per piani. A questo punto, che cosa succede? Siamo arrivati alla fine degli anni 60, facciamo una piccola parentesi, un esempio di utilizzo, quando i grossi data center potevano permettersi intere stanze piene di questi pile di dischi, come abbiamo fatto l'esempio prima dei 2314, c'è una missione dell'uomo che è quella nello spazio, la missione dell'Apollo, che ha questa necessità, devono archiviare un certo numero di dati e un certo numero di programmi che guideranno l'Apollo verso la Luna e non potevano permettersi di mettere a bordo un'unità hard disk che pesava 970 kg. Quindi viene chiuso tutto all'interno di questo computer che vedete in fotografia, questo è l'ACG dell'Apollo. Dentro a questa scatola di metallo c'è tutta la logica di elaborazione dei dati, ci sono ben 2 K di RAM e circa 70 K di ROM,
costituita principalmente proprio da memorie a nuclei magnetici. Non potevano portarsi hard disk o lettori pesantissimi e quindi l'unica alternativa era riuscire a memorizzare tutto all'interno di queste anelline. Queste anelline hanno fatto il viaggio dalla Terra alla Luna, sono tornati indietro, sono rimasti leggibili per parecchio tempo e quindi era una tecnologia vincente. C'era anche una logica di controllo dei dati, un controllo di parità, perché uno di questi anellini perdeva la magnetizzazione, dovevano rendersi conto, scattavano degli interrupt e quindi si riusciva in qualche modo a rendersi conto se c'era un dato che era stato alterato, però il tutto ha funzionato, come è riuscito ad andare sulla Luna, è tornato grazie anche all'argomento che stiamo affrontando questa sera, l'unità di memoria di massa messa all'interno dell'ACG. Lasciare la parola a Giuseppe per andare avanti nel nostro viaggio nel tempo e vedere altri tipi di sistemi di memorizzazione. Per chi fosse interessato particolarmente alla tecnologia che il computer che portò l'uomo sulla Luna, ricordiamo che la prossima puntata, la prossima settimana di Mopin Talk è dedicata proprio a questo argomento, quindi non perdetevelo. Non ci saremo più noi a presentarlo né ospiti, ma ci saranno dei veri esperti di questo argomento, quindi ricordatevi il prossimo giovedì. Ora, abbiamo parlato di tecnologie che erano, a parte il computer dell'Apollo, diciamo over the top, però abbiamo parlato di tecnologie tipicamente professionali, a uso professionale, molto costoso, molto grosse, tutto quello che era parte degli anni 50, 60, 70. Poi dagli anni 80 cambia tutto, no Giuseppe? Il computer entra nella Direi categoria. di sì. Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per avermi accolto qua nel vostro covo, no? Del piemontese. Io sto un po' più distante, quindi. Però direi che uno dei motivi che ci hanno fatto conoscere, che ci hanno uniti, oltre alla passione del retro, eccetera, è proprio uno dei dispositivi di cui magari parleremo tra un pochino. Di memorizzazione, no? Quindi questo è stato l'incipit per. Allora, dopo la bella introduzione di Riccardo, che ricorda i passi tecnologici per arrivare a quello che magari siamo abituati ad avere oggi, direi di menzionare anche il progresso tecnologico dato soprattutto dall'invenzione dei transistor. Che hanno soppiantato poi le tecnologie che abbiamo visto poco fa, di nuclei di ferrite, eccetera, e subentrando questa nuova tecnologia e quindi con essa anche la nascita di memorie micro, no? La miniaturizzazione di tutte le tecnologie, di tutta l'elettronica ha portato anche a costruire, a produrre memorie molto più ridotte, leggere e soprattutto con un minimo consumo energetico, per cui possiamo anche accennare un attimo le EEPROM, no? Le varie memorie che si usavano allora, le memorie di sola lettura, le RAM, che sono memorie di lettura e scrittura cancellabili, eccetera, che conosciamo tutti, basati sulla tecnologia di transistor. Qua abbiamo un EEPROM, per esempio. Questo è EEPROM, è una memoria che di sola lettura, cancellabile e riprogrammabile. In questo caso, questa è cancellabile solo con raggi UV, per cui significa che il suo contenuto non può essere più cancellato dopo essere dopo un'introduzione di corrente, eccetera. Quasi analogamente ai nuclei. Anche qui abbiamo una matrice, una rete ovviamente molto più piccolina, microscopica di celle di memoria che formano, in questo caso sono 8 kilobyte di ROM diciamo moderna. Ecco. Ora, questo fa parte delle memorie che abbiamo visto negli anni 80, appunto. Memorie contenute nelle varie cartucce dei giochi, parlando appunto dell'informatica, schede dei computer che contenevano appunto il software per gestire dall'accensione in poi i
computer di questi anni, degli anni appunto anni 80. Ovviamente tutto quanto si è andato a rimpicciolire e ad alleggerire e soprattutto anche a consumare molto meno. Questo è stato uno dei vantaggi della tecnologia che poi da qui è nato, diciamo, tutto, dal transistor e da tutta la tecnologia a venire. Per quanto riguarda sistemi di memorizzazione, quindi o la memoria di sola lettura appunto per contenere il sistema operativo, il BIOS e tutto quanto serve per avviare un computer, oppure per contenere il software secondario che ci fa eseguire determinati programmi o giochi a seconda della macchina. Come detto, queste sono state le cartucce prima di tutto, ma poi con la nascita degli home computer, ovviamente serviva anche un sistema di memorizzazione un po' più flessibile, anche quando il sistema delle cartucce magari non era per tutte le tasche, non era sempre disponibile in tutte le zone del mondo, no, della propria residenza, quindi si ricorreva a un sistema più adeguato, più facile, no, anche facile reperibilità, che in quei anni era proprio quello il più utilizzato, il più collaudato, ovvero la nostra classica musicassetta, no? Quindi rifacendoci un pochino ai sistemi che aveva menzionato pure Riccardo, dei primi computer, sistema informatico, primi grossi computer professionali che usavano appunto le nastri magnetici per memorizzare software. Qua sistema simile, conosciamo tutti ormai le cassettine con i giochi che poi venivano venduti o in originali, come magari la maggior parte di noi aveva la fortuna di prendere, oppure in edicola. Allora, questo qua è il classico registratore, diciamo, universale, no? Che vediamo abbiamo visto con i primi sistemi che potevano essere a partire dall'Apple II o vari sistemi a venire dopo. Per esempio lo Spectrum Sinclair, i vari Atari, hanno utilizzato tutto questo sistema registratore che qua, come potete vedere, ha un normale ingresso, ingresso il microfono, un'uscita audio e il volume la cuffia e il volume per regolare l'audio appunto della cassetta, che poi va al computer a seconda della sensibilità, a seconda della qualità di registrazione, bisognava agire anche sul volume appunto del registratore. C'è stato poi qualche produttore informatico che ben conosciamo, che chi più chi meno, non è stato l'unico, ha usato il registratore di proprietà, no? Proprietario, ovvero famosissimo dataset, che non era possibile sostituire con un registratore convenzionale, perché aveva tutta una sua circuiteria particolare che elaborava un attimo l'audio per modularlo in un certo modo, farlo andare inizialmente con il Commodore PET, poi il VIC-20, eccetera. Ma non stiamo a parlare ora di marchi predefiniti, ma così volevo menzionare un attimo in generale. Poi, dopo le cassette che tutti conosciamo, chi era più privilegiato, ovviamente, poteva permettersi anche questo qui, che era il secondo metodo più diffuso di memorizzazione, o direi, prima di far vedere questo, parlando sempre di sistemi originali, c'erano anche questi da 8 pollici, sempre collegandoci al discorso IBM, e poi per l'home computing ovviamente c'era il famoso floppy. Prende il nome floppy dal fatto che è molle, quindi floppy in inglese sta ad indicare qualcosa di pieghevole, di molle, e questi erano i dischetti che poi
in gergo siamo stati abituati a chiamare anche questi qua, che di floppy hanno poco perché sono molto più rigidi, però ormai la denominazione è rimasta quella, per cui moriranno con questa nomenclatura. E questi sono poi i sistemi anni 80 con quei quali siamo cresciuti, in poche parole, che siamo stati abituati a vedere. Ed è, appunto, come dicevamo prima, un mezzo, in tutti i sensi, un mezzo che ci ha aiutato anche a conoscerci con Riccardo, che mezzo che vediamo nelle sue spalle, il Drive 1541, di cui io vado particolarmente... No? Ecco, sono particolarmente... Esatto, così era tuo questo. Questo è diventato famoso. Visto che piccolo è il mondo, bisogna raccontare. Giuseppe raccontiamo questa parte. Giuseppe ha preso contatto con me tramite mia moglie, che stava cercando un drive come questo, che stavo cercando da molto tempo, soprattutto un drive funzionante certificato, e arrivò questo. Certificato da Giuseppe, quindi è stato un contatto assolutamente in questo. Ognuno ha la sua, come si dice, noi collezionisti, cosa facciamo noi quando possiamo avere 5-6 esemplari dello stesso modello, però per noi sono sempre 5-6 diversi, quindi no? Certo. Un po' come i figli, c'hai 3-4 figli, ma ognuno è diverso. Quindi questo qua, no vabbè, questo era proprio, ne avevo altri due uguali, quindi era anche il caso di vendere. Avanzava proprio, era di troppo. A un certo punto che cosa te ne fai? Certo. Giuseppe, io vedo tra i commenti Francesco Pomponio che ci chiede se ci ricordiamo di Turbo Tape. Allora, io lo ricordo vagamente, però forse tu lo ricordi meglio di me. Turbo Tape era un sistema... Lo vediamo anche nelle cassette dell'edicola, essendo la cassetta un mezzo alquanto lento nel caricamento, nel trasferimento dei dati, si è fatto ricorso a vari trucchi, metodi da parte dei programmatori e sviluppatori anche di giochi, che hanno appunto introdotto, quasi inventato, questo modo di caricare molto più velocemente dei giochi registrati con un certo codice, in modo tale che il computer assimilasse inizialmente il codice del turbo, e poi infatti l'audio registrato successivamente sulla cassetta era stato fatto con un'altra frequenza, e quindi questo permetteva di caricare con il doppio della velocità, in poche parole. Quindi, uno dei famosi è quello che si vedono le righe, le famose righe quando si carica, eccetera. Metodo usato anche nelle cassette da edicola e tutte queste belle cose, ovviamente anche sull'originale. Turbo Tape. Parlando di tape, oggi per esempio si fa ancora uso di questi sistemi. Ovviamente internet ci ha permesso di aprire un altro mondo parallelo, direi, su questi sistemi di una volta, usando i mezzi di oggi e permettendo di usufruire sempre dello stesso sistema di tape con l'audio. Addirittura si possono caricare proprio il file audio o in MP3 o in WAV e importarlo sul computer tramite vari accorgimenti, eccetera. È sempre interessante comunque di rimanere sul pezzo, usando però metodi, diciamo, attuali. Quindi un aiutino che viene dal mondo della tecnologia di oggi, anzi già di ieri, perché poi se parliamo di MP3 è già vecchio, quindi nuovo, esatto. Appunto, però senza snaturare l'utilizzo della macchina reale, che per un appassionato, diciamo, o si utilizza l'emulatore o si utilizza la macchina vera senza grandi vie di mezzo. Questa può essere una via di mezzo effettivamente accettabile per avere i due mondi insieme. E questi erano gli anni 80, che sono stati molto variegati, anche con questo discorso delle cassette, gli accorgimenti per velocizzare un po' di più, avere un po' più di velocità di quel poco che si aveva,
tanti trucchetti che poi si sono un po' persi, cerchiamo di riportare in auge in queste serate. Negli anni 90 invece, invece è successo un po' di tutto. Io qua ho un simbolo degli anni 90, un Omega Jets che permetteva, non so se si vede bene, sembra un po' un lettore di CD-ROM, in realtà è molto più piccolo, è grosso come un floppy, e permetteva di memorizzare fino a 2 giga, dice. Io in realtà non l'ho mai usato, cioè ce l'ho qua perché l'avevo recuperato da un magazzino, però non ho mai avuto il piacere di usarlo. Riccardo, com'erano gli anni 90? Che era una via di mezzo tra uno e l'altro. Sì, proseguiamo il nostro viaggio nel tempo. Siamo quindi arrivati, dopo Giuseppe, agli anni 90. Negli anni 90 ci sono due unità di archiviazione che hanno veramente avuto una diffusione molto capillare. Erano in effetti lo Omega Zip e lo Omega Jets, che è quello che ci hai appena fatto vedere, rispettivamente dell'anno 94 e 95. Qual era la differenza? Questo che vedete è un supporto dello Omega Zip. Abbiamo una cartuccia grande quanto un floppy, ma a differenza del megabyte che poteva stare su un floppy standard, abbiamo 100 megabyte su un unico dischetto. La diffusione di questo oggetto è stata capillare per un motivo molto semplice, un'intuizione anche qua che hanno avuto i progettisti. All'epoca non esistevano le porte USB sui computer, adesso siamo abituati, qualsiasi chiavetta, qualsiasi dispositivo, il cellulare lo colleghiamo con USB. All'epoca i computer avevano un'interfaccia seriale e un'interfaccia parallela. Sull'interfaccia seriale i dati viaggiano un bit per volta, sulla parallela abbiamo il vantaggio di far passare 8 bit contemporaneamente. Quindi questa unità di memoria di massa esterna, quella da 100 mega, aveva proprio un'interfaccia parallela. Chi acquistava questo supporto, questo lettore, poteva collegarlo all'epoca a qualsiasi PC perché si interfacciava con il cavo che normalmente era dedicato alla stampante. Il vantaggio dell'interfaccia parallela era il fatto che era bidirezionale e quindi si trasferiscono dati ad alta velocità per l'epoca, ovvio infinitamente più alta rispetto a quello che poteva essere un floppy o un'unità cassette, direttamente attraverso questa porta. Quindi i supporti non erano neanche costosissimi e per anni è stata utilizzata veramente come unità di memoria di massa. Subito dopo, dal 95, viene progettato e messo sul mercato lo Omega Jets, la prima cartuccia da 1 giga. Immediatamente dopo, nel 98, esce lo stesso supporto con la stessa dimensione ma a 2 GB su un'unica cartuccia. Ha una diffusione però molto minore dello Omega Zip per un paio di motivi. Prima di tutto perché per riuscire a trasferire 2 GB di dati l'interfaccia parallela era veramente troppo lenta, quindi avremmo dovuto aspettare ore di trasferimento, ore di salvataggio dati, quindi non si poteva sfruttare una capacità così grande su un'interfaccia lenta. Quindi che cosa succede? Dobbiamo entrare all'interno del nostro computer con un'interfaccia dedicata. Lo Omega Jets aveva un'interfaccia SCSI, quindi un connettore particolare, un'interfaccia particolare che non era così diffusa e non era disponibile soprattutto nei PC di casa, e quindi oltre al costo dell'unità esterna si doveva smontare il computer, inserire una nuova scheda, ed era una cosa non proprio alla portata di tutti. Quindi prima difficoltà il costo, seconda difficoltà interfaccia dedicata, non interfaccia standard, ma soprattutto problemi dedicati all'affidabilità di questo oggetto. 2 GB dentro un'unità che si poteva aprire, che poteva prendere polvere, che girava ad alta velocità, provocavano problemi di lettura, quindi scarsa affidabilità in lettura, rumore, inceppamento soprattutto, frammenti di plastica che entravano dentro l'unità dovute all'usura, dovute al trasporto, dovute all'alta velocità di movimento, che facevano fallire le letture di questo disco, e quindi costo e poca affidabilità non l'hanno reso così famoso e così diffuso come lo Zip da 100 mega. Stiamo parlando comunque di capacità che arriva al gigabyte a fine anni 90, quindi di nuovo nulla a che vedere. Adesso è normale avere un hard disk da 2,5 pollici con 2 o 3 terabyte. Un terabyte sono 1000 giga, quindi siamo di nuovo a 3 ordini di grandezza
rispetto a quello che era un'unità di memoria di massa dell'epoca, con tempi di trasferimento veramente bassi. Adesso si arriva a trasferire 6 gigabit al secondo su un'interfaccia che va dall'unità di memoria di massa verso il nostro computer. Però all'epoca questo era lo stato dell'arte. Immaginatevi a salvare su dischetti o su CD rispetto al grosso vantaggio di avere in un'unica cartuccia 1 o 2 gigabyte di dati. Quindi questo degli anni 90 è stato veramente un grosso salto di qualità. Io devo dire che mi ricordo, a proposito di nastri che funzionano male, per Amiga, mi sembra, se non sbaglio, vendevano un'interfaccia da collegare, non so a cosa, temo la seriale dell'Amiga, però non so, Nulla di più veloce. forse la porta laterale era per il bus di sistema, e per collegare un videoregistratore. Per registrare i dati, quindi utilizzare il nastro della videocassetta VHS per memorizzare, non mi ricordo quanti dati, ma erano parecchi, diciamo, considerato l'ordine di grandezza del tempo, e che io, diciamo, la guardavo, l'avevo abbastanza desiderata, perché dicevo, beh, sarebbe fantastico effettivamente liberarmi magari di un po' di dischetti, no? Perché avevamo questi cumuli di dischetti a casa. E solo recentemente ho visto un approfondimento su questa interfaccia fatto in questi anni, di qualcuno che l'ha utilizzata adesso con tutta la precisione da laboratorio odierno, diciamo, che dimostrava che funzionava malissimo, che si perdevano tutti i dati, che era sconsigliato utilizzarla perché i dati che ci mettevi dentro difficilmente poi riuscivi a recuperarli, Sì, secondo me. intervengo, scusa, ancora un attimo, Riccardo, cercando di far apprezzare a chi ci sta ascoltando la grossa differenza fra avere un'unità di archiviazione di massa, cioè l'argomento di questa sera, sequenziale oppure ad accesso diretto. Noi quando leggiamo su un disco o su una di queste famose cartucce Yomega Zip o Jazz, abbiamo bisogno di un'informazione, il lettore si posiziona esattamente sull'informazione e in pochi millisecondi andiamo a leggere il dato che ci interessa. Le unità a basso costo, quindi le cassette o le VHS, come dicevi tu adesso, avevano il problema di tutte le unità nastro, cioè se l'informazione che cerchiamo è al fondo del nastro, esattamente come quando guardavamo una cassetta VHS in televisione, dobbiamo far scorrere tutto il nastro, anche ad alta velocità, ma posizionarci al fondo per andare a leggere questo dato che ci interessa. Questo Quindi era uno dei guai uno dei anche difetti. delle cassettine, no? Che menzionavo Sì, prima. si abbassa notevolmente il costo, ma ho prestazioni Bisognava decisamente. prendere il numero dei contatori per andare nel gioco X, no? O avvolgere il nastro, riavvolgere per andare in una posizione specifica, cosa che poi è andata, ovviamente, è stata migliorata con l'avvento del floppy. È una cosa che a pensare oggi è quasi incredibile, perché per noi è inconcepibile oggi. Figuriamoci, oggi abbiamo, ecco, per non tirare fuori la solita chiavetta, abbiamo delle unità come queste, delle SSD, che è già vecchia questa, a parte che è una roba terribile cinese, Kingdian, vabbè. Però funziona E molto per un po' bene. di tempo ha funzionato. No, funziona ancora, veramente. Basterà lo stesso che c'è dentro i Samsung, probabilmente, cambia solo l'etichetta. Comunque, abbiamo queste qua che sono delle unità, questa da 120 giga, non è neanche tanto grande, che non hanno più parti in movimento. Cioè, questo è un hard disk, ricordiamo, diciamo, non si può neanche dire hard disk, infatti SSD non dovrebbe avere contatti con la parola disco, perché dentro ci sono soltanto dei microchip, potremmo dire, degli integrati di memoria, che non ha parti. Sì, Giuseppe. È allo stato solido, una memoria allo stato solido. È allo stato solido, quindi non subisce neanche problemi di colpi, di rotture da shock, se non terribili, diciamo, se non vi particolarmente violenti. Va ad una velocità incredibile, altro che a riavvolgere il nastro. Cioè abbiamo la massima velocità possibile, quella che io mi ricordo che con i miei amici negli anni, fine anni 90, ma 2000, dicevamo, beh, un giorno avremo tutte le unità di memorizzazioni basate direttamente su memoria, perché quello è chiaramente il futuro, senza parti in movimento, senza nastri, ma neanche senza dischi che girano, perdendo tempo inutilmente. Beh, e questa rivoluzione
è arrivata quasi senza che ce ne accorgessimo, cioè di punto in bianco quelli che erano dei dischi con lo stesso formato di questo sono diventati dei pezzi di memoria. E adesso ho visto, tra l'altro, e anche indietro, questo dicevo, è già vecchio perché ci sono le versioni a stick, che adesso non so come si chiamino, comunque le nuove versioni dell'SSD non hanno più il formato di un hard disk di un portatile, sono a forma di barretta di memoria un po' più spessa. Sì, bisogna ancora dire che le unità SSD di cui ci hai fatto vedere un esemplare in questo momento hanno però esattamente la stessa interfaccia, ovvero lo stesso connettore verso il computer degli hard disk. Quindi io posso fare un upgrade, un aggiornamento di un mio PC semplicemente togliendo il vecchio hard disk meccanico, sostituendolo con un disco SSD, tutto il computer guadagna immensamente velocità. In questo momento diventa una macchina molto più veloce perché tolgo, come dicevamo, tutta la parte in movimento, ma riciclo comunque l'hardware che avevo, mi tengo un vecchio PC, sostituisco semplicemente l'hard disk, proprio perché hanno mantenuto la compatibilità a livello di indirizzamento logico e a livello di connessione fisica con gli hard disk, quelli meccanici. Sono poi stati superati, come dicevi adesso, dagli stick, dalle memorie, dai dischi M2, sempre per il motivo di ridurre le dimensioni. Cioè io l'equivalente di un hard disk, ok, se voglio mantenere la compatibilità a livello di interfaccia, lo disegno, lo progetto uguale, ma visto che all'interno il componente è decisamente più piccolo, riduco anche le dimensioni esterne, mi invento un connettore nuovo, lo chiamo M2 e lo inserisco all'interno di un portatile che diventerà sempre più piccolo, sempre più leggero. Ma all'interno c'è esattamente quel chip di memoria di cui parlavamo prima. Parlando di miglioramenti tecnologici, miglioramenti tecnologici applicati alla tecnologia, diciamo prima con Giuseppe, alla tecnologia del passato, quindi degli anni 80 tipicamente o giù di lì, senza snaturare il mezzo originale. Quindi su questo c'è un grosso dibattito spesso in rete, cioè c'è chi dice prendo la macchina, penso subito al Commodore 64 perché è quello più moddato storicamente di tutti. Tutti i tempi, però prendo la macchina, la pompo al massimo mettendoci di tutto, vedevo prima nei commenti anche si diceva i modi per far andare questo bel drive 1541 a 50 volte la velocità a cui era rallentato, perché lui ha rallentato per poter funzionare, perché altrimenti si era verificato che non riusciva a funzionare correttamente, far andare magari alla velocità originale o anche oltre, e quello può rimanere nell'ambito del miglioramento oggi di quello che nel passato cioè far funzionare meglio qualcosa senza fargli cambiare completamente il modo in cui funziona. Ci sono altri modi, altre vie invece che sono un po' più estreme, che si pensa che snaturino il funzionamento della macchina originale. Ammoderniscono troppo, quindi rendono poco originale poi la macchina. Non è più nativa, ma è quasi stata trasformata, no, per arrivare al punto che volevamo di velocità, di comodità, di facilità di utilizzo, soprattutto per quelli che magari l'hanno ai tempi, se ne sono disfatti, lo vogliono ricomprare. Dovrebbero iniziare da zero, comprare il drive, ma c'è gente anche che cerca il registratore perché proprio vuole usare le cassette, eccetera. Però ci sono problemi effettivamente di trovare i media, quindi i vari floppy, varie cassette, eccetera. E c'è sempre questo dibattito, no? Chi ha già la roba e se la trasforma un po' per migliorare, per poter usufruire dei mezzi attuali. Chi invece rimane piantato con i chiodi a terra perché vuole lasciare il computer nativo, i cosiddetti puristi, no? Che non sopportano. Si aprirà un dibattito nei commenti perché ci saranno entrambe le versioni. Frustrazione di una tipica, ecco, ero preparato tu, no? La SD2SI classica, no? Per caricare dalla SD un gioco, e c'è gente che ovviamente non apprezza perché sembra una roba emulata, il drive emulato, eccetera.
E come hai detto correttamente tu poco fa, Riccardo, il 1541 l'hanno dovuto rallentare un po' perché mi ero ricordato degli inizi del 1541, quando era il VC 1540 che era uscito insieme al VIC-20. E stranamente lì andava più velocemente. La trasmissione dei dati era più veloce, per cui per poterlo fare funzionare sul C64 bisognava dargli una riga di comando sul canale del drive e abbassarlo un attimino. Cose strane, un poco così. E poi anche lì metodi per velocizzare il drive, sia hardware che software, ne abbiamo un pochino. Non so, magari volevi dire qualche altra cosa tu, se no, Ma io interverrei ancora solo un attimo per dire che comunque la storia si ripete, esattamente quello che è successo al 1541, ovvero è nato per poter lavorare ad una velocità più alta e poi per problemi di affidabilità, per non perdere i dati, è stato fatto funzionare ad una velocità più bassa, quindi non sfruttato completamente. La stessa cosa succede adesso nei dischi SSD. Il disco SSD è formato da celle di memoria, le quali però non hanno una vita infinita, quindi periodicamente queste celle degradano e l'utilizzo del disco SSD nel giro di, stiamo parlando di mesi o di uno o due anni, inizia veramente a perdere i dati. Per evitare di far apparire questa come una pecca e quindi evitare che si diffondesse così tanto l'utilizzo del disco SSD, che cosa è stato pensato? Progettiamo un disco con una capacità molto più grande di quella per cui lo andiamo a vendere. Io compro un hard disk da 250 giga, 500 giga, dentro potrei avere 750 giga di celle allocabili, ma lo vendo per una capacità inferiore, so io produttore che questo disco nel tempo inizierà a degradare, alcune celle si danneggiano, non possono essere più lette, c'è tutta una logica di controllo, un'elettronica che si rende conto che man mano che si danneggiano queste celle, le nasconde al sistema, le sostituisce, le rimpiazza a livello di indirizzamento con le celle che stanno oltre la capacità dichiarata dal produttore, e quindi io globalmente vedrò un disco SSD che mi dura comunque qualche anno, ma esattamente per quello che è successo in passato col 1541 non lo sfrutto completamente, ne sfrutto una parte e maschero il cattivo funzionamento con il rimpiazzamento delle celle. Quindi è esattamente la stessa cosa succedeva. È un po' anche quello che succedeva con gli hard disk vecchi, che gli MFM che scrivevano sopra l'etichetta uscito dalla fabbrica le tracce rotte, perché non con le tracce rotte ti segnavano già quali erano le tracce rotte, non bisognava formattare a basso livello questo disco, altrimenti si perdeva l'indicazione delle tracce guaste e quindi si rischiava di andare a scrivere su una traccia che già il produttore aveva scartato dall'utilizzo. Il problema è che nell'hard disk non potevo far stare delle tracce in più, si spremeva al massimo quello che c'era come supporto di memorizzazione. Qui aggiungiamo un millimetro quadrato al chip e raddoppiamo la quantità di memoria, il costo per il produttore rimane esattamente uguale, ma esce sul mercato con un prodotto decisamente affidabile. Quindi sono riusciti a prolungare indirettamente la vita dei dischi SSD, mascherando dietro le quinte questo funzionamento di riciclo delle celle. Ci vorrebbe un media, no? Che ovviamente tutti quanti abbiamo, mi sa, per forza, per il backup, perché per un motivo o l'altro, o ti crepa l'hard disk meccanico, o ti crepa quello SSD, che mi sa che quelli quando muoiono c'è da fare la croce, no? È finita. Quindi non è più che lo apri e ti metti col microscopio a cambiare le testine e a recuperarlo, lì se si fonde un chip. Che poi ho letto che questi SSD non bisogna mai, cioè bisogna diciamo formatarli da zero, quindi tu installi il sistema operativo da zero, cioè, ho letto, ora non so se è verità, se è accertata, non bisogna mai diciamo copiare da un hard disk già esistente, quindi
usarlo come. Sì, hanno un loro sistema di formattazione, ma soprattutto quello che si faceva sugli hard disk meccanici, che era un'operazione che si chiamava defrag, andiamo a deframmentare le informazioni, assolutamente non va fatta sui dischi SSD. L'accesso è diretto a qualsiasi cella, non ho tempi di latenza che invece c'erano sullo spostamento della testina, non devo ottimizzare i settori, quindi assolutamente faccio danni se lancio la deframmentazione su un disco SSD perché è un'operazione totalmente inutile, ma porta a milioni e milioni di letture inutili sul disco e che gli accorciano la vita, e a questo punto è il sistema operativo stesso, quindi all'interno ad esempio di Windows 10, se io tento di deframmentare un'unità SSD, il sistema se ne accorge e termina immediatamente l'operazione, non mi fa fare danni perché interviene a livello di sistema operativo e si accorge che è perfettamente inutile. Se io cerco di deframmentare un SSD, nel giro di un secondo o due al massimo, l'operazione termina e mi dice ok, è tutto deframmentato. Uno dice, Non c'è più. bellissimo, ha fatto velocissimo, sono Ha proprio fatto veloce. velocissimo, dico, ah, guarda che bello, guarda quanto è veloce, in realtà non l'ha fatto assolutamente. Stavo vedendo sui commenti, c'è Davide che ci ricorda debug G uguale C805, che se non sbaglio è il comando per formattare a basso livello da MS-DOS e un hard disk MFM, alcuni hard disk MFM. Che tra l'altro io non sono mai riuscito a far funzionare perché gli unici hard disk MFM che sono riuscito a, che ho dovuto, ho voluto anzi, perché avevo recuperato e sono riuscito a formattare, l'ho fatto con un utility di qualche pezzo grosso, tipo Seagate, qualcosa del genere per DOS, perché sto debug G uguale C800, forse mi sembra che dipenda dal controller, probabilmente i miei controller Sì, non se lo non funziona supportano. su tutti i controller non lo supportano. Giuseppe, diciamo prima metodi appunto moderni, ma nel rispetto della tecnologia di un tempo. Quindi ci parlavi dell'utilizzo dell'SD, sì, per caricare dati. Mi fa venire in mente anche l'utilizzo dell'SD o delle CF per sostituire appunto le periferiche XT, per i computer XT. Perché quello che pago. Allora, io sì, parlavamo di cassette, per rimanere in tema, qui ci sono O qui per caso. questi aggeggini che non è questo, magari qualcuno pensa il tapuino, ma non, ancora siamo un po' più indietro. Questo permetteva di permettere chi non vuole il sistema troppo avanzato, basato su appunto SD, questo permette di usare appunto l'audio da una fonte esterna e caricarlo direttamente dentro il Commodore, per esempio, e serve anche per duplicare, quindi io ho una cassetta, la passo sul dataset in quel caso e posso duplicarlo, perché da ragazzini ovviamente noi prendevamo l'impianto hi-fi, che vanno scomparendo anche quelli, direi che questo tema dei media non tocca solo l'informatica, ma anche il mondo dell'elettronica di consumo di massa, anche nel reparto audio. Quindi noi ragazzini volevamo fare un duplicato delle cassette, prendevamo la doppia piastra dell'impianto hi-fi, con la delusione successiva che la maggior parte delle cassette non andavano, perché appunto il dataset è studiato e concepito in un certo modo, quindi passarlo da registratore a impianto hi-fi provocava, diciamo, non andava sempre a buon fine per quanto riguarda una macchina. Questo è un sistema. Poi, come detto prima, chi volesse trovare un'alternativa, chi non riesce a reperire un 1541 da un venditore da un Ufficiale. venditore, non sono tutti come me, quindi no, scherzi a parte, può usare questa è una SD2 ISC, la ISC o IEC, che come si legge, no? Come molti, ognuno lo chiama come vuole, è appunto il protocollo seriale del C64, e permette di. Questo è un piccolo emulatore del 1541, quindi questo fa credere al C64 che ci sia un drive collegato e lo rende un drive vero e proprio, anche con la stessa lentezza.
Stavo dicendo poco fa, per velocizzare i trasferimenti, possiamo usare sia il metodo hardware che il famoso GIFIDOS, che è una ROM contenuta sia nel computer che nel drive. Bisogna cambiarle entrambe e questo aumenta di circa 6-8 volte la velocità, che è abbastanza considerevole. Poi c'erano delle cartucce come la Epix, che è una delle più famose ai tempi, che aveva il suo loader, il fast loader proprietario, che lì si va anche il doppio del GIF, quindi 10-12 volte più veloce. Si inserisce la cartuccia e carica praticamente in un lampo il disco. Sistema analogo lo abbiamo anche per gli Atari 8-bit. Questa è una SIO to SD. SIO in quel caso è sempre la porta seriale dell'Atari, l'equivalente dell'ISI, e anche questo, ma sono abbastanza economici, sono molto a portata di mano, quindi uno ci pensa effettivamente, non ci pensa due volte a comprarsi uno di questo senza sgarrare. Ecco, non tradiamo ora l'hardware originale, che è il drive o quello che è, ma ci aiutiamo un attimo, ci facilitiamo la vita. Ora, nella fattispecie dell'Atari, i drive sono abbastanza costosi e quasi introvabili, non sono esattamente come i 1541, quindi mi accontento di quello. Poi abbiamo dischetti, sì, l'abbiamo detto, la SD Joyce e cartucce ovviamente. Cartucce siamo, per esempio, questa è una cartuccia multifunzione, la Easy Flash, che ci permette invece di caricare dischi, eccetera, ci carica direttamente delle ROM. Anche lì abbiamo una velocità estrema, perché ovviamente invece di leggere disco, canale seriale, ci leggi direttamente una ROM. E carica all'istante. Questo qua addirittura ci dà la possibilità di avere 7 slot, come se fossero 7 cartucce da 1 MB ciascuno. Escono addirittura tutt'oggi. Io menziono queste cose qua, magari per chi c'è sempre gente che magari non è ben informato oppure vuole sapere, quindi è anche giusto dare un minimo di informazione. Questa permette di caricare appunto 7 cartucce, nonché addirittura le ROM, il kernel del Commodore, che così non c'è bisogno di smontare e cambiare le ROM. Cosa analoga è questa qua, questa è la Final ROM scusate, il Texas Instruments. Anche questa, avendo solo cartucce, le ROM equivalenti sono su una SD. E quindi io ho la possibilità di selezionare da un menu tutte le ROM con i giochi, eccetera, e me li fa partire. Questi sono un po' i sistemi odierni che insomma vogliamo utilizzare. Chi ovviamente vuole restare sul classico col dataset, col 1541, col registratore battellapesca per il sistema Spectrum, per il suo Atari, eccolo qui. Ecco, Aquarius, quello che è, può continuare tranquillamente usarli. Ci sono siti, ci sono siti internet, sistemi vari che permettono di recuperare quelle che sono infatti le cassette, i file in formato file immagine, in formato disco. È possibile riversarli sul disco, quindi sul floppy reale. Quindi io ho il file digitale, lo voglio riversare, posso farlo sempre col Commodore nativo, reale, tutto quanto rigorosamente. Quello è un po' la fissa del collezionista, che poi è fatto anche di, diciamo, di ricordi, è un attacco nostalgico che un po' tutti abbiamo. Vogliamo ripercorrere i nostri passi, ci ricordiamo di come erano i sistemi ad allora, ed è anche affascinante riviverli oggi con sistemi più o meno moderni, Parlando ancora di nastri magnetici, prima di penso concludere, perché vedo che l'orario incomincia a essere tardivo, volevo farvi vedere no, di qua. Una chicca che ho riscoperto di avere qua in ufficio oggi. Questa è una cartuccia che non mi ricordo in che standard sia,
una cartuccia di Nasso in realtà, che viene venduta al CERN, nel loro negozio di souvenir, e contiene un dump dei dati del loro acceleratore di particelle, cioè ogni volta che lo fanno girare viene generata una quantità enorme di dati. In questo caso questa è una cartuccia da 1 tera, quindi contiene nastro, e c'è il nastro effettivamente, c'è il suo codice identificativo, e contiene il risultato di una collisione di particelle, quindi per far vedere che ancora oggi si utilizza il nastro in alcuni casi, è conveniente. Loro poi li fanno ruotare praticamente, quindi quelli vecchi che non usano più li riciclano come souvenir per i turisti. Quindi la memorizzazione su nastro è ancora in uso in certi ambiti. Riccardo, per parlare invece del futuro, perché abbiamo detto dei nuclei. Sì, siamo arrivati con il nostro viaggio nel tempo alle unità che ci ha fatto vedere Giuseppe. Parliamo dei nostri giorni e parliamo come ultima tappa di che cosa succederà nel futuro o quali sono le cose futuribili. Una piccola parentesi che non abbiamo citato, ma sempre alla portata di tutti, dovevamo ancora spendere qualche parola sulle unità sempre di archiviazione sotto forma di CD, DVD e Blu-ray. Quindi un'altra evoluzione di supporti removibili, parliamo dal CD da 670 mega, si passa al DVD doppia faccia, fino ai Blu-ray da 25 giga, 50 giga, ed esistono dei Blu-ray a 200 giga, quindi 200 giga su una cartuccia removibile, sempre ad accesso diretto. Questo per quanto riguarda unità meccaniche. Poi anche Giuseppe ci ha già fatto vedere le micro SD, quindi miniaturizziamo sempre di più, andiamo su memorie senza componenti in movimento, e questo è lo stato dell'arte. Siamo arrivati col viaggio del tempo ai nostri giorni. C'è questa domanda: cosa ci aspettiamo ora? Cioè, che cosa succede dopo tutto quello che conosciamo noi? Come facciamo con la grande necessità di spazio di archiviazione che c'è in questo momento? Ogni giorno vengono prodotti così tanti dati che in qualche modo dobbiamo archiviare da qualche parte, e soprattutto dobbiamo far fronte ad un altro grosso problema. Le unità che abbiamo visto questa sera, gli hard disk che sono meccanici, si possono danneggiare, le memorie, i dischi allo stato solido che dopo un po' di tempo falliscono, i CD, DVD, Blu-ray è un supporto ottico, patisce la luce, vengono letti da un laser, dopo un po' di anni diventano illeggibili. Abbiamo bisogno di qualche cosa che abbia una capacità di archiviazione ancora molto più grande, ma soprattutto che duri nel tempo. Quindi le due prospettive che in questo momento sembra che abbiano più successo per il futuro prossimo sono l'archiviazione olografica e l'archiviazione nel DNA. In che cosa consistono queste tecniche? L'archiviazione olografica è un'archiviazione tridimensionale, ovvero ci sono dei raggi laser che fanno interferenza fra di loro, vanno a leggere non un singolo bit per volta, ma un intero piano di dati archiviati, e all'interno di queste memorie olografiche si vanno ad archiviare milioni di bit, ma soprattutto letti contemporaneamente in un'unica passata di questi raggi laser su questo ologramma. L'ologramma funziona per piani, quindi non sfrutto di nuovo soltanto una superficie bidimensionale, ma sfrutto in modo tridimensionale l'oggetto, pensando alle dimensioni microscopiche che può avere una cella all'interno di un ologramma. Quindi anche qua, in pochi millimetri cubi, a questo punto non più millimetri quadrati, si archiviano, come dicevo prima, milioni di bit in ogni singolo piano. Un passo ancora più avanti, ancora più futuristico, però è già stato sfruttato ed è già stato dimostrato tecnologicamente che siamo in grado di farlo, è archiviare all'interno di una cellula di DNA. Sappiamo che all'interno di ogni cellula del nostro corpo c'è un filamento lunghissimo composto da basi chimiche, e come siamo stati in grado di sequenziare il genoma e quindi avere la capacità di leggere queste singole, chiamiamole di nuovo, celle, perché noi stiamo parlando di sistemi di archiviazione, quindi per noi anche il DNA
è una cella di archiviazione, siamo in grado di ricostruire un filamento di DNA, allineare le basi in modo che riescano a comporre un codice che per un computer è di nuovo trasformabile in una sequenza di 1 e 0. In questo modo arriviamo a capacità di archiviazione esorbitanti. Si parla in questo momento di circa 5,5 petabit al millimetro quadrato. Ricordiamo che il prefisso peta vuol dire 1 milione. In questo caso siamo a 1 milione di gigabit al millimetro quadrato. Quindi siamo abituati alle nostre memorie di massa che sono da 250, 500, 1000 gigabit, qui siamo a 1 milione di gigabit, ma per ogni millimetro quadrato. Immaginatevi quanto è piccola una cella, quanto è piccolo un filamento di DNA. Quindi risolveremo una prima necessità, che è quella del concentrare in modo esasperato in un'unità piccolissima una quantità di informazione molto molto elevata. Ma abbiamo un secondo vantaggio molto molto grande. La conservazione del DNA si stima in questo momento che un filamento di DNA a temperatura costante, quindi in alcune caratteristiche, se lo conserviamo a una temperatura di 10 gradi, siamo riusciti a capire che per 2000 anni questa informazione rimane memorizzata all'interno del filamento, non si deteriora. Addirittura, se noi portiamo un filamento di DNA a meno 10 gradi, il tempo stimato di capacità di mantenere la stessa informazione senza perderla arriva ad 1 milione di anni. Quindi abbiamo un'unità che ci durerà per sempre, 1 milione di anni, e soprattutto con capacità di archiviazione spaventosamente grandi. Tutto bello finché non arriviamo al costo. In questo momento la tecnologia ci permette di fare questo, è stato provato, è stato scritto e riletto un filamento di DNA che contiene un'enciclopedia, un brano audio, un brano video, tutto archiviato in una cellula piccolissima, ma a un costo proibitivo. Attualmente siamo a circa 12.000 dollari a megabyte. Immaginatevi un filamento di qualche petabyte, che cosa potrebbe venire a costare? Quindi la tecnologia c'è, siamo stati in grado di dimostrare che abbiamo questa capacità di scendere nell'infinitamente piccolo. Bisogna ancora aspettare un attimo per usare questa tecnologia e aspettiamo che arrivi anche questa a portata di tutti, Gli ha perché i costi che ci sono adesso. disti da 5 petabyte Aspettiamo e ancora qualche anno, però tecnologicamente siamo in grado di andare a scrivere all'interno di una cellula. oltre. Aspettiamo ancora un po'. Aspettiamo ancora. Dal futuro, un attimo per chiudere ad un ritorno al passato, mi ha fatto venire in mente. No, questo non è questo che mi ha fatto venire in mente perché sto parlando di tutt'altro, però mi è tornato in mente Giuseppe l'altro giorno che mi parlava di un LP caricabile sul Commodore 64, mi sembra. Sì, rifacendoci ai media musicali, no? Che si sfruttavano in qualunque modo per avere un collegamento con l'informatica. E ci sono stati casi in cui qualcuno ha pensato bene di incidere una traccia, un'informazione audio su un LP, su un vinile. Che verso proprio la parte inferiore prima di toccare l'etichetta, conteneva un piccolo programma che poi alla fine era un programma BASIC che riprendeva due frasi dette da due citazioni, una di Albert Einstein e una di Gesù, no? E quindi e questo era qualcuno ci ha provato, ha collegato l'audio al Commodore 64 e ha potuto caricare questa cosa qua. E mi sa che ce ne sono stati altri di queste cose, perché non è la prima volta che l'avevo sentito, ho vista questa cosa qui. E poi altri sistemi, niente, questa era. Parlavamo di CD e di unità ottica. Possiamo ricordare anche il mini disc, che era stato introdotto negli anni 80, negli anni 90, primi anni 90, e mi pare che poi tutto questo successo non purtroppo. Sembrava il futuro. Io mi ricordo, vedevo la pubblicità del mini disc,
di Sony, se non sbaglio. Sì, era esclusivamente di Sony, che però si era inventato uno standard proprietario, non l'ha diffuso sul mercato, non ha rilasciato il brevetto ad altri produttori, e pensando di avere un oggetto di nicchia e che tutto il mercato si sarebbe rivolto verso il minidisc, e quindi non rilasciavano assolutamente nessun tipo di informazione, e proprio però in controtendenza questo ha fatto sì che l'unità non prendesse piede, perché era veramente monoproprietario, non c'era documentazione, e quindi il mercato, che oramai è abituato a copiare, a clonare e produrre unità a basso costo, non avendo accesso a questa tecnologia, non si è diffuso. Era un bellissimo oggetto, sono stati incisi anche molti, l'equivalente di molti CD audio sul mini disc, ma avendo questo lettore proprietario inizialmente solo di Sony, non si è diffuso, e poi a quel punto sono uscite unità a capacità più alta, è iniziato a prendere piede il DVD e in seguito il Blu-ray, e quindi è stata una meteora. Sono passati, hanno detto: noi siamo bravi, creiamo qualcosa di unico, e poi è morta. Parlando di unità sfigate, poi un'altra chicca del passato, possiamo ricordare anche del floppy, eccone uno, da 3 pollici, quindi non 3 pollici e mezzo come il floppy a forma di icona per salvare praticamente, ma il floppy da 3 pollici, che fu utilizzato in pochissimi computer, tra cui venne utilizzato da Amstrad per pochissimo tempo e da pochi altri, che non so, era un buon standard, era un po' più piccolo, quindi in spazio non si guadagnava molto. Non aveva, mi sembra, credo non sia questo che si è rotto, e mancava proprio la protezione sul disco. Infatti questo ha qualche piccola riga, perché non aveva la sì, aveva una custodia esterna, ma non aveva la protezione. E durato poco, però peccato, perché era carino da vedere. Invece furono i floppy da 3 pollici e mezzo, che furono utilizzati per qualsiasi cosa degli anni 90 praticamente. Le tastiere musicali, le Yamaha avevano tutti il lettore con 3 e mezza, floppy da 3 e mezza. Sì, tutto l'ambiente musicale, il MIDI, tutto quello che aveva a che fare con il MIDI utilizzava anche in quel caso. Tra l'altro dischetti formattati e leggibili da PC, se non sbaglio, era sì. MIDI. Ho provato a formattarli su Amiga, ma sono duri. Una volta formattati sulla tastiera, l'Amiga non ne vuole sapere. O erano spunti, non lo so. Invece, parlando ancora, un ultimo spunto di cross retro computing, mi è tornato in mente quel discorso del vinile, che utilizzai per Amiga. Io parlo sempre di Amiga, scusate, però quella passione è quella. E utilizzai su Amiga un emulatore di ZX Spectrum, caricando i giochi da un registratore come quello che ci ha fatto vedere prima Giuseppe, quindi un registratore generico, potremmo dire musicale, sonoro, utilizzando un digitalizzatore per Amiga, che quindi dava ad Amiga un ingresso audio praticamente a 8 bit nel senso di qualità audio, 8 bit quindi qualità, quello che poteva fare insomma quel digitalizzatore, che digitalizzava in tempo reale l'audio della cassetta dello Spectrum, e riusciva a caricare, incredibile, riusciva a caricare i giochi che funzionavano. E, bene, io penso che abbiamo, di sicuro non abbiamo esaurito l'argomento, perché abbiamo saltato parecchie cose. Abbiamo parlato di una piccolissima frazione della storia dei solo unità di memoria di massa, quindi è incredibile che non abbiamo parlato dei floppy da 8 pollici, però che pochi hanno visto. Ecco, se Giuseppe può farlo rivedere un attimo vicino a quello da 5 1/4, perché sennò sembrano uguali, quindi si vede la differenza, certo, sappiamo come dimensione. E quella da 5 a 8, però ecco, quello da 5 sembra piccolissimo, effettivamente. Si perde. È una banalità, però è davvero grosso quello da 8 pollici, è come un tablet praticamente. E comunque abbiamo parlato solo di una piccolissima frazione in più di un'ora di diretta, quindi pensate quante cose ancora
si potrebbero dire sull'argomento, anche soltanto dalla parte industriale. Stavano parlando prima, ho visto nei commenti dello sfondo del nostro live, questi bei bobinoni colorati che sembrano usciti da un film di fantascienza del passato. Eppure è davvero un argomento che è ancora più ricco della storia dell'evoluzione dei processori, che tutto sommato, se ci pensiamo adesso, forse anche un po' rallentato dopo la corsa al gigahertz, poi ai gigahertz successivi, però fino a quando, diciamo, non passiamo ai computer fotonici di largo uso, si è un po' arenato, nel senso che siamo sempre un po' più potenti, però è proprio un po' rallentato il... Guarda, Riccardo, hai appena buttato l'argomento di uno dei prossimi Mupil Talk che faremo, invece della storia delle memorie di massa, l'evoluzione dei microprocessori. Microprocessori che, soprattutto nella parte iniziale, è sorprendente, ci sono un sacco di storie. Bene, non ci resta che salutarci. Salutarci. Allora, ringrazio i nostri ospiti innanzitutto, Giuseppe Frisicaro, che ci ha dedicato questo tempo e che speriamo di rivedere presto su questi schermi. Speriamo. Ringraziamo Riccardo Riccabone, che un saluto a tutti, grazie per l'attenzione. So che rivedrò presto invece di persona, speriamo, se le condizioni lo permetteranno, se ci fanno riaccedere al nostro museo per riprendere i lavori. Ringrazio Eugeni Munter, che ha seguito la parte tecnica di stasera, al debutto in regia, ottimamente fatto, e soprattutto ringrazio tutti voi che ci avete seguito per questa ora e mezzo più o meno quasi di diretta. Una buona serata a tutti e alla prossima settimana, sempre giovedì, sempre 21:30, Mupin Talk. Buonanotte. Buona serata, buonanotte. Buonanotte, arrivederci.